Ciao guys, this is Chiara Ferragni and I'm one of the judges of the new show Making the Cut. In these days I was supposed to be in New York for the premiere of Making the Cut, but due to the coronavirus it had to be cancelled. Making the Cut is now available on Amazon Prime Video. Another good news, Making the Cut has decided to donate over $500,000 to the World Health Organization. You can be part of this too, taking part in the Strut for the Cut challenge. See you strutting the cut, wearing your best home couture you can think of and using the hashtag StratForTheCut. The best ones will be reposted on Making the Cut page. Ciao ragazzi, guardate tutti subito le storie di Fede perché veramente ha parlato di una cosa orrenda che sta succedendo e va assolutamente fermata. Grazie. Un bravo giornalista di The Vision ha fatto notare questa cosa e io la riprendo perché penso sia doveroso diffonderla e divulgarla perché è veramente scandaloso. Questo è il CODACONS, il coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori. Sul loro sito ufficiale avviano una campagna per supportare il CODACONS contro il coronavirus. Quindi io penso, immagino che se vado a donare qui sto aiutando qualcosa che riguardi il coronavirus, ospedali, ricerca, qualcosa comunque di pragmatico sul coronavirus. Invece ci clicco sopra e scopro che in realtà mi hanno fatto un banner clickbait sul coronavirus, dove in realtà io vado a donare i soldi direttamente al CODACONS, che non si occupa di coronavirus, e in più lo slogan è: ma fateci la donazione, così risparmiate sulle tasse, cioè donate per non pagare le tasse. E questa è un'associazione parastatale che dovrebbe tutelare i consumatori. Boh, non si fanno mancare nulla. E scrivono: sulla raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni vogliamo vederci chiaro. L'antitrust è intervenuta pochi giorni fa nei confronti del sito usato per la campagna. Cioè, quindi loro parlano di noi, quando in realtà l'antitrust sta parlando con il sito, come se noi fossimo. È di bloccare tutte le raccolte fondi private, cioè tutti i milioni di euro che sono stati raccolti per gli ospedali pubblici, di cancellarli e stopparli. Ma io sono allibito. Ma fermate, qualcuno li fermi. La nostra rubrica Bentornati in cucina con Chiara e Franco. Oggi Stasera facciamo la pizza. pizza. Yeah! Wow! Madonna, sembra buonissima! E lì c'è l'altra. Questa la facciamo con prosciutto, olive e